Austria, regalato la stazione odierna, usa sì, certo. C'è dire poco, che ha detto tutto lui, siamo allineati per la prestazione, lo sappiamo tutti perché a livello caratteriale non abbia giocato da squadra, ha giocato di Serbia, ha giocato da dilettante, può parlare quanto vuoi, però se dopo le conclusioni sono queste, tutte parole inutili. Come mai secondo te? Non so trovare una risposta a questa domanda. È tutto mentale, perché quando riesci a vincere un contesto fai fatica, fa anche ad arrivare in la seconda palla, quando riesci a parlare una questione mentale, perché non ci puoi arrivare fisicamente, ma lottando ci devi andare. Magari una volta su tre uno lo devi vincere, ma su tre ne perdiamo tutte e tre, quindi non è una questione fisica, ma mentale, di cattiveria. Tu avevi fatto sempre buone prestazioni, purtroppo nell'azione del secondo gol cosa è successo? Io secondo me non l'ho stoppato, come dire, la rimbalzo strano gliela fatto la mano, devo buttare a terra, ma credo che ero l'ultimo uomo, quindi ho evitato per quello, ho fatto far saltare dall'uomo, dalla palla, dare dietro il tempo che c'era ancora, nel momento in cui ho visto la palla non rimbalzo, farlo bene, ho detto entro e invece io non so come ha stoppato la palla, se la voleva fare oppure no, nel momento in cui mi sta guardando la palla l'ho buttata a terra, perché ho detto che l'invito che sarebbe stato un po' più lasciare la squadra in 10 al 35 del tempo, perché l'ho stoppato tutti. Quindi ha sbagliato l'anticipo, in poche parole. Più che l'anticipo, io volevo fermare il mio che si passa da palla, invece l'ha lasciato. Non so se era la scorre apposta oppure diventava un giocatore. Un errore sì, mio. Ma poi dal punto di vista personale c'è stata una bella accoglienza per te, ti è andata anche la targa, ha influito per te un po' l'emozione, anche se uno che giocava 10 anni lì, qua sono tanti, grazie per l'accoglienza, grazie per tutto, però quando uno va in campo tutte queste cose si rendono. E adesso c'è il rischio che parte da zero con un nuovo allenatore. Detto in giovedì in conferenza stampa, quando vi sono male più facile cacciare un allenatore che 27 persone, perché dopo la prestazione di oggi sarebbe meritevole cacciare 27 giocatori più della vita. Grazie. Dire che nel secondo tempo un minimo di reazione c'è stata, forse tardiva. Sì, forse una reazione di Orpino, dove ha preso il 3-0, quindi ti taglia le gambe per giocare. Per oggi non abbiamo giustificazione, siamo stati qui a parlare per ore, ma non saremmo mai giustificati, chi deve fare cosa sta. No, invece un ragazzo come te, insomma, visto che viene quasi tutto. Come si esce? Lavorando, ascoltando il meno possibile, giustamente la gente che ci viene a tifare nel bene e nel male, però bisogna tapparsi le orecchie e andare avanti. Ci sono trovato diverse volte e sono sempre venuto fuori così. Certo che dalle tue parole c'è un po' poca fiducia, c'è un po' poca fiducia dopo la partita di oggi. È normale che dopo la partita di oggi c'è poca fiducia, abbiamo finito da mezz'ora, quindi c'è poca fiducia. L'unica strada è quella della vita. E basta. Grazie.